difficile parlare di pallacanestro, ti lascio spazio alla festa e alla soddisfazione di un altro grande traguardo raggiunto. Sarà conseguenza di un'ennesima partita approcciata nella maniera giusta, messa su un binario migliore già dai primi minuti e che la squadra ha saputo interpretare con la concentrazione che diceva la partita, dove possiamo dire che era tutto d'accordo. Sì, sì, assolutamente. È una di quelle partite che devi interpretare così, con aggressività da subito, per non dare modo a loro magari di gasarsi con contropiedi, le triple, più che altro i contropiedi, insomma l'aggressività, quella che loro, che li ha portati comunque a fare un girone d'andata anche al di là delle aspettative, nonostante siano in fondo alla classifica. Però è una squadra che ha perso tanti giocatori rispetto all'anno scorso, quindi quindi comunque un premio al lavoro di Paccarie, bene noi a metterla nei binari giusti da subito e poi a gestire bene il risultato, sempre magari con qualche sbavatura di troppo, con qualche imprecisione, con qualche così abbiamo lasciato spazio anche un po' di giocate un po' così. Però come hai detto tu, questa sera ci sta e va bene così, ci prendiamo la vittoria e il primo posto che ci qualifica per Rimini. Davide, l'avviso, 14 punti su più di 10 minuti, non aver praticamente mai commesso fallo nei primi punti nel fallo di Rizzita l'ultimo secondo del quarto, ma avendo comunque una grande intensità difensiva che poi ha portato delle transizioni contro dei canestri agevoli dal basso. Sì, è chiaro che il gioco in velocità e contropiede è la nostra prima arma, l'abbiamo sempre detto. La difesa è cresciuta, abbiamo avuto delle partite in cui abbiamo concesso molto, dobbiamo ancora fare dei passi in avanti da questo punto di vista, sempre in prospettiva, diciamo, playoff e partite di altissimo livello verso la fine della stagione. Però insomma qualche passo in avanti l'abbiamo fatto, anche dal più semplice uno contro uno, cosa che magari in qualche occasione ci è mancata, e quando riusciamo a difendere dopo ci siamo bravi, abbiamo giocatori come Fanti, come Stanic, che corrono bene il campo ed è una delle nostre prime armi. In questo anno e mezzo tante prime volte, la finale del campionato scorso, la finale nazionale dell'Under 19, il primo Star Game, adesso la prima Coppa Italia, però per un paio di mesi smetteremo di pensarci, perché domenica c'è una bella trasferta molto complicata sul parco di Scafani, senza dimenticare che da stasera l'Eurobasket è capolista con 4 punti di vantaggio alla vigilia di un girone di ritorno in cui diventa quasi obbligatorio provare a difendere questo primo posto. Ma quello che abbiamo sempre detto, noi il primo posto chiaramente ci interessa, è una soddisfazione andare a Rimini e vogliamo restare così fino alla fine del campionato, è normale. Però io per primo, e penso neanche i miei giocatori, hanno dimostrato quella maturità tale che nessuno di noi può sperare di aver fatto chissà che cosa. Ci aspetta un girone di ritorno molto impegnativo, a maggior ragione una Final Four che comunque ci porterà via energie mentali e poi anche fisiche. Quindi dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione qua, cercando il più possibile di affrontare una partita alla volta, come hai detto tu, a partire da Scafati, che è una delle grandi sorprese del giorno d'andata e che sul proprio campo sicuramente sarà una di quelle trasferte che testerà un po' la nostra testa intesa come concentrazione, come voglia di mantenere appunto il primato in classifica. Grazie.